Buon Natale, maledetto animale! E felice anno nuovo! Ciao a tutti ragazzi, allora eccoci qui con l'ultimo video dell'anno, poi ovviamente ci rivedremo nel 2019, dove si inizierà a fare sul serio, perlomeno per quanto mi riguarda, sia con la dieta che con gli allenamenti. Però ci facciamo quest'ultimo cheat dell'anno, perlomeno qua sul canale, poi ovviamente a Capodanno non è che non mangerò, anzi sarà l'ultimo giorno in cui mangerò, 31/1, e poi dal 2 appunto ci rimettiamo in quadro. Ho fatto una settimana di pausa anche dagli allenamenti, giusto stamattina ho fatto praticamente un'ora e un quarto di full body, esercizi un po' di tutto, gambe, petto, spalle, bicipiti, ero abbastanza morto infatti, quindi direi che si può fare colazione adesso. Il Natale è passato, vi ho fatto gli auguri, ve li rifaccio poi adesso appunto per l'anno nuovo. Comunque, devo dire che ho visto tanti che hanno fatto i soliti cheat, le solite mangiate, il panettone anche su YouTube, però con la Nutella. C'è il più classico dei classici, il pandoro con la Nutella e la panna, o l'ho visto sia su YouTube, su Instagram, gente anche che non lo fa come, tra virgolette, lavoro, hobby, fare video, fare foto, però chiunque ha fatto il pandoro con la Nutella e la panna. Ragazzi, un po' di inventiva, cioè sono robe da dilettanti, ragazzi, questo è un pandoro. Pando tiramisù, oppure anzi pandomisù. Pandoro con crema al mascarpone, guardate che roba. Allora, questo bisogna fare. Sì, la Nutella, per carità, ci sta bene, non è che dico di no ovviamente, però è da dilettanti, invece questo con crema al mascarpone è tutta un'altra cosa, e direi di iniziare proprio da qua. Guardate che bello. Cioè, questo è un pandoro natalizio. Questo. Spettacolare. Cioè, guardate che cremoso, ragazzi. Non è che sto scherzando, eh. Sì, con la Nutella, buono, ovvio. Anche classico, per carità. Senza niente. L'ho mangiato anch'io. Però mi cadete sul banale, dai. Questa è tutta un'altra cosa. Mamma mia. Morbidissimo. Poi non l'ho fatto io, ma fatto così rimane dentro impregnatissimo, proprio morbido, morbido, morbido. La parte esterna tipo questa un po' meno. Così cosa faccio? Lo bagno nel latte. Quella parte lì, no? Vabbè. Poi questo anzi è latte, orzo e caffè. A me piace mischiato orzo e caffè. Un capolavoro. Poi abbiamo due brioche alla marmellata, una presa in un bar, questa presa da Sapori di Mare, non so se è una catena che c'è in tutta Italia. Comunque, principalmente, come si deduce dal nome, Sapori di Mare vende roba di pesce, pasta, pezzi interi appunto di pesci, però poi ha un buon assortimento di roba dolce. Apro al cane che vuole uscire un attimo. Vuoi uscire o no? Era una finta. Beh, comunque direi di andare con questa, che è di Sapori di Mare appunto. Buona. Lo zuccherino gliel'ho aggiunto io sopra, e non c'è su questa. Calda al punto giusto. La vuoi uscire o no?
Poi abbiamo i nostri baiocchi. E però andiamo a rinforzare con un pochino di crema Risis. E questi bei wafer, che se li trovate, prendeteli perché sono molto buoni. Questi qua è al latte e mandorle, e devo dire che le mandorle nella crema si sentono parecchio. Un gusto molto più particolare del classico la vaniglia, la nocciola, il cacao. Questa però devo dire che mi piace di più. Questa la prendo surgelata in un bar e poi quando sono a casa me la inforno io. Devo dire che è più buona. Non capisco se vuole uscire o no il cane. Vede, forse il gatto. Su questa colazione direi abbastanza abbondante, perché stasera vado a mangiarmi la pizza, quindi magari non dico che non mangerò proprio più niente fino a stasera, ma quasi. Allora andiamo a mettere un po' di crema Risis sui baiocchi. Devo provare, anzi ci proverò e poi vi farò sapere, a farla io, perché alla fine ovviamente è una crema tipo Nutella e burro d'arachidi, no? Però io voglio provare a farla con la Nutella senza zucchero. Madonna mia. No, vabbè. Ma è allucinante. Madonna santa. Incredibile. Vabbè, comunque dicevo, voglio provare poi a farla io. Allora, a me il burro d'arachidi così com'è non piace. Sono sincero, l'ho provato, non mi piace. Però così, ovviamente sì, mischiato con qualcosa di dolce, perché il burro d'arachidi ovviamente rimane sempre un po' salato. Quindi prenderò del burro d'arachidi, lo comprerò e proverò appunto a mischiarlo con la Nutella senza zucchero, quindi diciamo fare una roba semi fit, e vedere se viene fuori. Se per sbaglio viene quasi, non dico uguale ma simile, avrò trovato la mia crema perfetta. Questi qua mischiati con sta crema, ragazzi, una roba madonna santa. Mi faccio, che ho già provato a farlo, un porridge con la farina d'avena, l'albume, un po' d'acqua, in base a come lo cuocio nel microonde riesco a farlo rimanere molto budinoso, diciamo, no? Abbastanza duro ma cremoso. E sopra vorrei provare appunto a metterci questa crema qua, vedere un po' se viene buona di sapore sta crema, allora potrei usarla in quella maniera. Questi qua è numero uno, no, sul serio. Però vogliamo non provare a bagnare due wafer. Si sente la mandorla in una maniera incredibile. Si sente veramente tanto. Però baiocchi e Risis è allucinante. Spero abbiate mangiato tutti parecchio a Natale, no? E non avete fatto quelle cagate tipo che poi digiunate un giorno dopo. Ragazzi, è una 3-4 volte mangiate in questo, diciamo, in questa settimana tra Natale e Capodanno, che magari mangiate proprio tanto tanto. Non è lì che vi rovinate.
come ovviamente non è con una settimana di dieta ferrea che si ottengono i risultati. Ragazzi, comunque, io vi faccio gli auguri, vi auguro buon anno. E noi ci rivediamo la prima settimana di gennaio, penso. Ciao ragazzi, grazie a tutti di aver guardato. Ciao ciao!